buonasera sì. A tutti amici di 0571foto.com. Siamo tornati, certo. Ahimè per voi. Siamo ancora qua. Allora, sì. Stasera seconda serata della seconda giornata di questa 12ª edizione del Torneo delle Contrade. Quindi a sfidarci a girone incrociato. Sì, a sfidarci appunto girone C e girone B. Per il girone C la prima partita sarà quella tra... No, girone C, scusate, tra Raimonda e Botteghe. Sì. A seguirsi San Pierino contro Pro. Quindi che altro dire? No. Ci vediamo dopo. Ciao. Ciao. Si affronta con lo spirito di squadra, compatti, che avete sempre avuto d'altronde. Compatti, si soffre e ce la metteremo tutta per affrontare una grande squadra che hanno dimostrato fin da subito che possono tranquillamente arrivare in fondo. A noi noi proveremo a fare qualcosa stasera. A bloccare, sì, bene, sì. Bocca al lupo. Bene. Ciao. Abbiamo... uno dei protagonisti no, abbiamo uno dei protagonisti della panchina, cioè com'è vedi? A parte gli scherzi, siamo qui Mr. Fox e gli amici Volpi. Si inizia una nuova partita, la seconda contro una squadra ospita, come si suol dire. Non sarà facile, però i 3 punti servono e lotteremo per prenderci. Lotteremo fino alla fine. Di poche parole, ma... Questo ve lo faremo rivedere ad adesso. Ciao! Parliamo
di queste botteghe, come lo vedi? Dai, parte tu. I ragazzi si stanno impegnando, è tutto l'anno che si allenano. Io penso che siamo una bella squadra e soprattutto un bel gruppo d'amici. Sì, quest'anno sono me e la panchina forse che mancano, sono i cambi. Senti, che... ci manca Lorenzo che stiamo aspettando che la squadra si salvi e poi ce l'avremo. Vorrei dire, però ci manca il centrale che è Marco e Passerella, non ci sa un pivot di ruolo, non ci sa, e quindi, però la squadra sta reagendo bene secondo me, 0-0 con una delle favorite del torneo, io penso ci può stare tranquillamente. E quindi vediamo come va a finire, come ci dice noi. Speriamo bene, tanto. Ciao, ragazzi, ti sto rincorrendo. Il nome dei nostri, di tutti i nostri anni passati a scuola insieme, questa intervista me la devi. Va bene, ormai ci sei. Dai, parlami un po' della fuori in onda. Partita difficile. Vabbè, di botteghe si sa, squadra ostica. È sempre stata squadra ostica per noi. Però via, speriamo bene nel secondo tempo. I primi 10 minuti favori di Raimondo, invece i secondi, diciamo, è un po' rimesso per te, secondo te perché? Secondo me, boh, non lo so, comunque, sì, l'analisi giusta la tua, però ora vediamo nel secondo tempo, forse con le panchine. Raimondo se mette una panchina più lunga magari può essere favorita. Ci sta, probabilmente sì. Vabbè. Dai, sono molto... Sei emozionato, l'ho visto, sai, la telecamera. Dai, grazie. Yeah.
contento del legaggio delle scarpe, dici così, molto complicato. È molto complicato, allora stasera è complicata, forse no, forse sì. No, sì, perché siamo come sempre rimaneggiati. No, dai, speriamo di far possibile. Squadra cortissima, ma quindi ci sarà più spazio anche per chi ha giocato meno. Perché sono si muore. Io primis. I polmoni finiscono subito. ti lascio concentrare. Grazie, ciao. E non poteva essere che lui il protagonista di questa intervista, perché oggi, signori, oggi compie 18 anni. Adesso lo potete denunciare. Fate gli scherzi. Allora, stasera partita abbastanza tirata. Molto tirato. Un contro una squadra, insomma, che ha dimostrato di essere in forma, un Frediani in grandissima forma, quindi forte, come... molto forte. Come lo fermerete? Si prova in tutti i modi, bisogna portarla a casa, perché se no. Quanti punti avete? Purtroppo zero. Quindi in cerca di punti assoluti. Sì, assolutamente sì. Vuoi dire qualcosa ai tuoi fan che sono qui, che si stanno guardando? Ringrazio tutti per gli auguri per oggi, grazie. Ciao. Ciao. Svegliati ogni moncello, perché sennò credi dorma tutta la sera, ma ora li sopravvaleremo e vinceremo noi. No, l'importante è vincere la torre, poi siamo sempre noi. Quindi risultato, comunque vada. Il risultato deve essere a favore della torre. Sì. È vero. A voglia, fine. 3-0, 3-1 per noi. Sì. Per noi. Quindi per chi? Siamo 2 contro 1, via, Moreno. Il risultato due contro uno. Siamo 2 contro 1. Il risultato non è finito, via. Vai.
cima del campo! Fabio, sei qui. Forza. Sì. San Pierino, 1-1. Bravo. Tutto contro Massarella. Cosa deve cambiare ancora? È una partita decisiva, bisogna cercare di attaccare di più. Però dai, i miglioramenti si vedono. Sì. Si è visto anche oggi con il grandissimo Giorgio Freriani, che è molto bravo a giocare a calcetto. Si poteva vincere questa partita. Se ci si metteva un pochino più grinta, forse sì, forse. Comunque è andata bene così, dai, diciamo. Dai, ci si gioca tutto all'ultimo. Ci si gioca tutto all'ultimo. Dai, grazie Paolo. Ciao. 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 Finita sì. Ora anche questa seconda giornata. Certo. Della seconda. Non ti ci intrippare più. È finita. È finita, signori. Allora, la seconda è finita. La seconda giornata è finita. Bellissimo, l'altro. Sì. Perché due pareggi. Due pareggi, sì. Il primo per 1-1, il secondo per 2-2. Io pareggio per tra Raimonda e Botteghe. Il secondo invece ha visto pareggiare appunto San Pierino e Torino. Quindi partite molto tirate tutte e due, e tra equilibrate. Un girone equilibratissimo, sì. Che ora si come si suol dire, si deciderà tutto da ultimo. Sì, l'ultima giornata come sempre sarà decisiva, lo sappiamo bene. Anche per ancora il discorso delle migliori terze, sì. Eccetera, eccetera. Quindi non ci resta che vedere come andrà a finire. Sì, l'appuntamento è a venerdì. Certo, venerdì infatti. Con il derby. Con il derby. Ferruzza grande Cappiano, sì, Cappiano Ferruzza, sì, 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 sì. Che dir si voglia. E prima Querciola contro Massarella. Quella contro quell'altro, ok. Sì. Benissimo. Sono loro, con Querciola e Massarella. Con queste certezze noi vi salutiamo. Leonardo, perché io ce l'ho. Vi salutiamo e vi diamo l'appuntamento al venerdì. A venerdì, infatti. Da Leonardo Innocenti. E Jacopo Taddei. Buonanotte. Ciao.